Mad Max è un film di culto inarrivabile, ma nessuno si aspettava a molti anni di distanza il successo che ha accompagnato il sequel Mad Max Fury Road, disponibile questo mese su Infinity TV anche in 4K. L'ottimo risultato raggiunto dall'ultima opera di George Miller risiede in pochi semplici elementi. Ecco quali. La struttura narrativa di Mad Max non segue i canoni tracciati dal genere action. Inizio, svolgimento e conclusione hanno un ritmo diverso dai classici film d'azione e molti elementi di storia e personaggi subiscono repentini cambi di rotta. Nonostante la scomoda eredità di Mel Gibson, per Tom Hardy vestire i panni di Max non è stato difficile e l'attore inglese ha saputo abbracciare perfettamente il background del personaggio. A Charlize Theron tocca invece il ruolo inedito. Furiosa è un'eroina action che trasuda energia e magnetismo fin dalla prima scena. Furiosa è la protagonista femminile della pellicola, ma questo non toglie spazio alle altre tantissime donne in Mad Max. In un mondo post-apocalittico in cui le donne sono semplici oggetti di proprietà maschile, ogni singolo personaggio femminile della pellicola lotta per la sua dignità ed indipendenza. Ben fatto, ragazze! La love story tra Furiosa e Max potrà sembrare ad alcuni spettatori incompiuta, visto che non c'è nessuna scena romantica che suggella il loro amore. In realtà a due personaggi come questi non serve nulla di tutto ciò, perché quello che hanno Max e Furiosa è più profondo e speciale. Un animo affine e una missione comune, da perseguire ognuno a modo suo. Mentre Nax, il personaggio interpretato da Nicholas Hoult, riesce a trovare il giusto posto all'interno della storia, Max e Furiosa sembrano solo due personaggi di passaggio. Si sa poco del loro passato e nessuno conosce il loro futuro. I due vivono solo un presente sfrenato ed adrenalinico. Speriamo di rivederli presto insieme. Nel frattempo, godiamoci Mad Max Fury Road su Infinity TV, anche in 4K.